La BCC Abruzzi e Molise ha aperto una nuova filiale ad Ortona. La banca interregionale più antica arriva sulla costa dei Trabocchi per operare sul territorio e far crescere l'economia locale. Molti i sindaci e le autorità presenti all'inaugurazione. Signor Emidio Cipollone, prima di dare la sua benedizione, ha ricordato le origini della banca, nata nel 1903 per opera di un sacerdote, Don Epimenio Giannico, ad Atessa. Come è stato ricordato, questa banca è nata dal cuore e dalla mente di un prete. E questa banca oggi qui a Ortona viene inaugurata nel giorno in cui la Chiesa celebra Cristo Re. E questo giorno ci ricorda che Cristo Re è un Cristo differente da tutti gli altri re del mondo. Non cerca sfarzo, non cerca potere, non cerca la salvezza sua, ma cerca il servizio, l'amore per gli altri e la salvezza degli altri. Era ciò che ha mosso Don Epimenio ed è ciò che muove ancora oggi la BCC. La BCC Abruzzi e Molise, gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, ha le sue radici morali e culturali nell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che introdusse la dottrina sociale della Chiesa, un insieme di principi che mettono al centro l'uomo, la famiglia, il lavoro e la responsabilità sociale. Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, una bella inaugurazione, c'era tanta gente, anche tante autorità civili, religiose, tanti sindaci. Sì, è stata veramente una inaugurazione che ha coinvolto come sempre tutto il territorio, a partire dalle autorità, quindi c'erano tutti i sindaci di questo territorio che ci hanno fatto onore e ci hanno dato anche questo incoraggiamento ulteriore per poter continuare la nostra esperienza che, come si sa, dura da 120 anni. Nata nel 1903, la banca quindi ha resistito due guerre mondiali, la crisi del 29, la crisi del 2008, la pandemia e la guerra che attualmente diciamo è in corso purtroppo, ed è una banca che resiste e nello stesso tempo guarda al futuro dando sempre di più una mano alle persone del territorio. Abbiamo messo in campo questo importante investimento al fine di offrire alle comunità ortonesi e alle comunità limitrofe un servizio innovativo in un ambiente moderno ed accogliente come segno di attenzione e di fiducia nei confronti di questo territorio vivace sul piano economico e su quello sociale, un territorio che cresce ed ha importanti prospettive di sviluppo, ha dichiarato il direttore generale Fabrizio Di Marco, aggiungendo: la filiale di Ortona, come tutte le altre della BCC Abruzzi e Molise, abbandona la connotazione di sportello per le sole transazioni per diventare sempre più un luogo familiare. Anche la tecnologia si conferma una presenza costante con il Safe Banking H24 7 giorni su 7, presso cui il cliente può effettuare versamenti in autonomia e sicurezza risparmiando tempo. Vincenzo Pacchioli, presidente della BCC Abruzzi e Molise, si apre anche ad Ortona, un momento che è stato accolto anche con tantissima gente, insomma quasi un momento di festa per tutta la comunità. Sì, noi prima di venire su ad Ortona abbiamo incontrato il sindaco, perché ovviamente è il padrone di casa, e abbiamo detto a lui che avevamo questa intenzione di aprire la filiale qua ad Ortona,
perché non c'è più una banca locale. Siccome noi operiamo nel territorio della provincia di Chieti, siamo nei centri più grandi della provincia, a Lanciano, a Chieti, e quindi abbiamo individuato in Ortona la sede di questa filiale. Tra l'altro, insomma, la porta della Costa dei Trabocchi viene definita, per cui... Sì, anche questo. Non è il solo motivo, diciamo che la nostra è una banca di comunità, ma può essere anche a sostegno di questa iniziativa turistica ed economica che si sta sviluppando sulla Costa dei Trabocchi. Lei ha ricordato e sottolineato nel suo intervento anche quali sono le finalità della banca, qual è la mission della banca? La mission della banca è che noi facciamo queste cose perché siamo oltre che convinti, ma perché nel DNA, nel patrimonio genetico di questa banca, ci sono alcuni principi, alcuni valori che non sono stati mai disattesi. Quindi la mutualità? Quindi la mutualità, la solidarietà e tutto quello che, diciamo, passa per il miglioramento delle condizioni che sono prima sociali, poi culturali e poi economiche, della comunità e dei soci e dei clienti. Con la filiale di Ortona dunque si aggiunge un altro tassello alla rete di filiali in Abruzzo e Molise della BCC che operano per lo sviluppo delle comunità locali, una mission principale dal 1903, anno di fondazione della banca. Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione. È il momento giusto affinché anche le banche facciano sentire la loro vicinanza al mondo imprenditoriale, perché, come ha detto Monsignor Cipollone, è importante fare credito e questo è importante, però se anche si riesce a dare credito a chi ha bisogno. Ecco, è una circolarità economica che deve ripartire, perché le famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà devono sentire la vicinanza non solo delle istituzioni ma anche delle banche, e questo messaggio oggi è apparso evidente con l'inaugurazione di questa banca. E questa banca è nata proprio ad Atessa, la direzione generale è in Atessa, sindaco Giulio Borrelli, lei è venuto a portare gli auguri e il suo saluto qui in occasione di questa inaugurazione. Certo, perché per noi è motivo di orgoglio, di piacere, di soddisfazione il fatto di vedere che mentre altri sportelli chiudono per ragioni di profitto delle grandi banche commerciali, dei negozi commerciali, una banca che è legata al territorio, una banca dal volto umano, espande le sue presenze sul territorio. Prima di questo avevamo inaugurato, come ricorderai, anche la filiale in Val di Sangro, tra l'altro nello stesso comune di Atessa, e oltre alla sede centrale anche la filiale di Val di Sangro. Adesso arrivare a Ortona è un ulteriore motivo anche di dimostrazione che questa banca ha vitalità, capacità di espansione, perché è una banca sana, è una banca legata al territorio ed è una banca che ha contatto diretto con le persone, con i clienti, con i commercianti, con gli artigiani, con tutti quelli che per un motivo qualsiasi si rivolgono, hanno bisogno di rivolgersi a una banca. Ed è anche un motivo, come dire, di piacere e di soddisfazione il fatto che mi ritrovo qui oggi ad Ortona, perché negli ultimi tempi con Ortona, con il sindaco di Ortona, abbiamo lavorato assieme su diversi argomenti, su diversi temi, sulla sanità pubblica, sull'ospedale, sulla difesa dei nostri ospedali, sul caro energia, e quindi oggi con la banca abbiamo un ulteriore motivo di vicinanza, di amicizia e di solidarietà. Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti, anche sindaco di Basto, all'inaugurazione della BCC Abruzzo e Molise qui ad Ortona. Sì, con gioia, con entusiasmo, perché è segno della vivacità di una provincia, della ricchezza di una città, che segna il segno più, come tutta la provincia di Chieti, come la Costa dei Trabocchi, come le nostre vallate, nel segno del turismo, della crescita, dell'espansione. Una banca destinata a fare sistema creditizio che parla il nostro dialetto, il dialetto abruzzese, il dialetto molisano, che non vede un centralinista che risponde in dialetto milanese, ma che soprattutto guarda il valore, la storia delle persone in base a quelle da credito in base al fatto che ci sia lavoro, che ci sia sacrificio, che ci sia dimensione umana. Cristian Topp è il direttore di questa filiale che è stata inaugurata in queste ore, quindi tanta gente è venuta all'inaugurazione e le persone troveranno lei, e questa è una banca concepita in maniera veramente moderna.
Sì, diciamo, cerchiamo di stare al passo con i tempi, con la nostra banca, e in questo sportello di Ortona in particolar modo partiamo subito con l'ATM voluto, che ci permette permette al cliente di fare qualsiasi tipo di operazione in autonomia, quindi anche senza entrare dentro e fare fila. E oltre alla nostra disponibilità per la consulenza e per la risoluzione di qualsiasi tipo di problema. Abbiamo sia la cassa tradizionale, ma allo stesso tempo abbiamo tutti i sistemi sia di home banking, quindi di internet banking. Il cliente fa tutto da casa, il cliente può far tutto allo sportello ATM proprio prima dell'ingresso della filiale, oppure se non riesce può rivolgersi ai nostri operatori per risolvere qualsiasi cosa. Ecco, una banca concepita in modo diverso, perché ci si trova come in un salotto. Sì, diciamo, l'idea che ha avuto il direttore generale, che un po' si occupa di questi aspetti, e dell'architetto Thierry Stefania, era proprio quella di ricreare all'interno dello sportello bancario una casa, un salotto dove il cliente si sente a proprio agio e si sente a casa sua. All'inaugurazione è intervenuto il presidente della Federazione delle BCC Abruzzesi, Alfredo Savini. È stata poi ricordata la motivazione del premio Menichella ottenuto dalla banca nel 2019, letta dall'economista Gennaro Bacile, componente del comitato scientifico del premio.